Aurora Proietti Colonna. Allora, io non mi so raccontare, posso dire soltanto che sono una pittrice, non lo so neanche se è giusto dirlo, autodidatta che ama tanto i colori e che quindi ha bisogno di esprimersi in questo modo qua, con le tele, i colori, qualsiasi tipo di colore va bene, anche la tinta per pareti io uso delle volte, se non c'ho altro ma metto anche di quella. Perché di pinta? Sì. Perché sei colorata? Perché certo, anche anzi colori forti, fortissimi, accesi. Allora, che tecniche usi? Allora, spesso uso delle pellicce su tela per fare questo genere astratto e anche qualcosa di figurativo. Poi amo molto le matite colorate e le uso su carta. Queste diciamo sono le cose più, le tecniche che amo di più, sempre però tutto a colori. Faccio qualcosa in bianco e nero, però non è proprio il mio massimo, dipende dall'umore. Quello pure è importante. Certo, dall'emozione al momento, sì, no? Sì. Del resto è il motore dell'artista, no? Esatto. Trasferire e immortalare nell'opera le proprie emozioni. E poi l'obiettivo si raggiunge nel momento in cui le emozioni che prova chi osserva l'opera d'arte, se somigliano, sono le stesse dell'artista, diciamo lì è il massimo. Certo, sì, oppure sì, ognuno prova delle emozioni diverse, però comunque si è stimolato le emozioni, questo è sì, diciamo il fine per cui penso gli artisti stanno sulla terra, no? Sì, prevalentemente è quello, noi penso, io parlo per me, certo. Cerco di appunto di esternare quello che sento sulle tele o sulla carta o con i colori. E poi è ovvio che se ho dei riscontri positivi mi fa un immenso piacere questo. E devo dire che qui in galleria io ho avuto dei riscontri veramente belli, delle dediche veramente inaspettate e sono veramente, veramente contenta di questo. E ci fa piacere perché noi abbiamo. Beh, se non fosse stato per voi, io sarei stata a casa mia con i miei quadri attaccati sulle pareti e nessuno li poteva vedere. Sì! Vabbè, non è vero perché poi uscirei da qua e andrei a fare un'altra mostra. Sì, è una mostra breve, 3 giorni, però nel mio paese, e anche lì ci tengo tantissimo perché sono stata. Raccontaci. Sono stata chiamata dall'Associazione degli Amici di Bagnaia, ecco, con il presidente Aldo Colrani, che mi ha appunto chiesto di esporre i miei quadri a Palazzo Gallo, che è una sede bellissima degli Amici di Bagnaia, nella parte vecchia, nel centro storico proprio, all'interno delle mura, sotto all'arco, e quindi anche di questo sono strafelice, veramente. Tutte cose inaspettate, io veramente sono sincera quando lo dico, non pensavo mai. Io sono uscita allo scoperto alla Via degli Artisti con l'Associazione degli Artisti di Vetralla, Movimento Artistico Vetrallese. È molto vivace. Sì, adesso veramente si stanno muovendo tanto e se non fosse stato appunto che sono stata notata da Dauri e anche da una mia amica, da Carla Sozio, non avrei fatto tutto questo. In cor mio ci speravo tanto, però non chiedevo niente, non ero mai pronta. Poi abbiamo citato Carla Sozio che farà anche lei
qui una personale, penso il prossimo anno, stiamo facendo uno scheduling delle esposizioni, e Carla Sozio che ha partecipato all'estemporanea il 30 di luglio, qui insieme a Lucia Moscatelli e mi perdonerà l'altro, mi ricordo il nome, perché io non so preparare, in realtà questa intervista la doveva fare la professoressa Laura Principi, in realtà l'ha fatta, poi il problema è quello che fece il video, che sarei qua io, e nel trasferire i file ho perso tutto e quindi mi tocca rinunciare da capo. Oggi la professoressa Beata Lei è a mare in vacanza e quindi tocca a me. Dobbiamo il risultato non sarà lo stesso. No, vabbè, dobbiamo anche dire che proprio la professoressa mi ha voluto alla mostra 10 ragazze più 3. È molto carina, è stata bellissima, è stata la mia prima mostra in assoluto. Beh, questo... la professoressa Laura Principe sicuramente è la curatrice degli eventi della Via degli Artisti, perché insomma professionalmente ne hai titoli, insomma. Sì. Perfetto, io Aurora ti ringrazio, li mandiamo loro a tutti quelli che ci guarderanno a venire a trovare anche a Bagnaia, ma soprattutto fino al 18 qui. Fino al 18 qua vi saranno qui, sì. Qui diciamo quella che sarà la Domus Giulia, all'angolo tra via San Lorenzo, via del Macel Maggiore, praticamente a ridosso di piazza San Carluccio, che è più nota, insomma, via del Macel Maggiore la conosco un po' di. Allora, qui siamo e qui ci potete trovare. Vi ringrazio e ringraziamo Aurora e ci vediamo alla prossima. Arrivederci a tutti.